Per noi la sanità non è solo quella del capoluogo, ma è quella dell'intera provincia. È logico che l'ospedale del capoluogo è l'ospedale trainante perché così è in tutte le realtà, ma questo non significa che le altre strutture sono meno importanti. Sono però fortemente convinto che il modello della rete sia quello premiante, perché fa funzionare la sanità in modo omogeneo in tutte le città della provincia. Pensiamo anche che qui ci lamentiamo magari che c'è un ospedale che giustamente soffre, ma che ci sono tanti comuni, la maggior parte dei comuni non hanno gli ospedali. Ma io penso che la sanità ibrea ha un ottimo livello e ha solo un problema, come ho detto di recente, di coordinamento, cioè dobbiamo rendere omogeneo il trattamento dei pazienti in tutte le strutture ospedaliere e in tutte le strutture territoriali, cioè tutti i nostri utenti devono sentirsi tutelati dovunque loro abitano, a prescindere se abitano a Ragusa, a Vittorio o a Scicli. Già abbiamo individuato una figura amministrativa che dovrà garantire l'efficienza dei servizi alberghieri, che è quella che poi spesso ci chiedono, oltre a quella assistenziale, e abbiamo individuato il responsabile del Dipartimento dell'Emergenza, che deve coordinare i cinque, diciamo così, le cinque strutture di prima assistenza e pronto soccorso e PTE di tutta la provincia Iblea, in maniera tale che non si devono verificare buchi assistenziali. Lo stesso faremo per tutte le altre discipline, dalla chirurgia al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento Materno-Infantile, che è mia intenzione attivare in termini brevissimi.